Muori, dannato cane. Non riesco a ucciderlo. Neanche mi caga. Bellissimo. Non muore. È immortale. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Non riesco a ucciderlo. Sì, ok, ora riesco a ucciderlo. Funziona. Un saluto a tutti ragazzi, sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui su GTA 5 per mostrarvi una nuova mod e oggi sono qui. Naturalmente classico modo comunque come si è sempre iniziato perché mi mancava questo tempore ragazzi, iniziare da questa casa. È il mio standard ragazzi, non potevo eliminarlo assolutamente, quindi sono tornato qui. E oggi non c'è nel garage il progetto, perché infatti è un aereo, quindi cazzo ci fa un aereo in un garage. A parte che non sia un hangar, però comunque andiamo infatti a Zancudo e... sì. Avete capito, l'aeroporto, sì, non mi faccio neanche più problemi. E oggi saltiamo la coda, mettiamo l'invincibilità, l'indistruttibilità, tutto quanto. E lo fissiamo, sto progetto, accidenti. Salta, yeah. Così si va, le auto del futuro, ragazzi. Io dicevo, ma quando dovrò prendere la patente? Spero che abbiano già inventato le macchine per volare. Almeno non devo fare l'esame della patente, devo farlo in un altro modo. Io tipo speravo in queste cose, naturalmente da piccolo. Ma neanche ora, che ho 18 anni, lo spero poco, perché devo fare l'esame ora. Possiamo benissimo lanciarci, però non abbiamo l'immortalità, quindi col cazzo ci lanciamo, aia. Siamo qui, là c'è un aereo, vabbè, lasciamolo stare, non lo vediamo. Facciamo finta di non vederlo finché non installiamo la nostra mod. Andiamo su Vehicle Option, Vehicle Spawner e Input Model. Che mettiamo? È difficile, quindi lo starò a guardare. F16 Vista, vero? Vero? Sì, grandioso, bellissimo sta fare, ragazzi, guardate, cioè, i movimenti che hanno, oddio, no, ti prego, oh, ragazzi, sta fare è velocissimo, guardate come va, guardate come si muove, vedete? È bellissimo sta fare, come cazzo si fa a modificare così, cioè, boh, secondo me fa delle virate pazzesche, quindi è anche armato, è pericoloso, cannone, ah, solamente il cannone, cioè, e queste cazzo di bombe missilistiche della Madonna non ce li ha, no, solamente il cannone, va bene, ok, va bene, e quindi allora la prima cosa che andiamo a prendere, infatti, è quel pezzo di merda di un aereo di linea, ok. Cazzo, sì, magnifico. Era quello che volevo fare. Una stella. Ho buttato giù un aereo di linea. Ci saranno minimo dentro metà, non so, credo 200 persone. Minimo. Vabbè, non importa, cazzi loro. Iniziamo con questa mod e ora proviamo a premere G e non si sminchia niente. Oh, meno male. Una delle poche mod che non si sminchiano. Vista poi. Ho una svista. Guarda come gira. Wow, bellissimo. È bellissimo anche perché gira bene. Mi piace, dai. Modder veramente decente. Ho visto che anche ha fatto una mod molto, molto interessante che porterò in futuro. Nel caso la implementerà, la renderà disponibile. Però comunque non ve ne parlo ancora perché infatti è work in progress. Quello era un annihilator, come cazzo si dice. Vediamo un po' la prima persona. La prima persona cannone, perfetto. Classico. Classico di un Hydra, di un qualsiasi veicolo, P99 laser e cose del genere. Non è che ha un suo layout, però va bene. Minchia, quanti ce ne sono di questi affari esplosivi? No, non sono esplosivi. Non pensavo fossero esplosivi. Vabbè, qua ci sono delle cupole. Non le ho mai cagate nel gioco, vabbè. Comunque, cerchiamo di fare una cosa epica. Dun 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 dun. Cerchiamo. Oh! No! Sono entrato in una nell'altra. No, vabbè, non importa. Cerchiamo di uscircene adesso. No, non ti bloccare, ti prego, non ti bloccare. Questa mod, ragazzi, si può usare con due persone, credo. Perché ha una seconda postazione, vedete? Oddio, allora proviamo a chiamare Michael. Come al solito, ragazzi, si incontra Michael. Incontra Michael, naturalmente sto scherzando, giustamente so come si chiama. Si chiama Michael. Si chiama Natasha. Ok, perfetto, l'abbiamo beccato. Magnifico. Togliamoci la polizia perché ora come ora non è affatto cosa. Comoda, Never Wanted, mettiamo a posto e andiamo a prendere infatti Michael, che dovrebbe essere neanche troppo lontano, nella mappina comunque si vede, dai. Ecco, è qui ragazzi. Gira a sinistra, di qua, 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 di qua. E si arriva. Siamo arrivati. Fermati. Ok. Severo ma giusto, come si dice, no? Ecco, vedete quel puntino giallo? È quello lì il posto dove dobbiamo beccarci. Grandioso. Ah, puoi entrare? Dai, dimmi che entra, dimmi che entra, dimmi che entra. Vieni, vieni, entra dentro, dai, 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 puoi entrare. Lo so che puoi entrare. Lo so che lo puoi fare. Ok. Sì, ce l'ho fatta. Sì. Come cazzo è entrato? Vabbè, non importa, dettagli. Non importa. È dentro. Ragazzi, ce l'abbiamo dentro. Peccato non posso fare altro che guardarci. Non può neanche sparare sto mostro. Quindi, se proviamo a farci inseguire dalla polizia, probabilmente lui non farà niente. Prego Dio di no, dai. Cioè, cazzo, sei un cazzo di wanted up. Ok, 5 stelle di polizia. Vediamo se non ci cagano gli sbirri. Allora, prendi questo elicottero. Boom. Non so neanche se era della polizia. Però, vabbè, tanto. No, mi sa non ero della polizia perché l'ho distrutto e non ero. Vabbè, avete capito. No, non avete capito. Ah, elicottero. E ora quello lì sì, che era un elicottero di quelli da. Di massacro di massa. Madonna, che cazzo, siamo dei mostri. Wow. Oh, madonna. Ragazzi, rischiamo in questi casi. Rischiamo sempre troppo noi. Vedo un elicottero. Proviamolo.
Proviamo sta mod con l'elicottero. E ciao. Ok, comunque, non vedo aerei di linea in questo mondo. Quindi, primo è strano, ok. Ma secondo, non so cosa farci. Quindi, possiamo anche allontanarci? Almeno un pochino, tanto per andare in giro da fare cazzate. Abbiamo 5 stelle di polizia. La gente non ci cerca, non ci trova. Io mi ricordo su GTA San Andreas ti sgamavano sempre e comunque. Io sto massacrando il mondo, non ho una stella. Ah, ok, 5 stelle mi stanno cercando. Meno male, cazzo. Cioè, Dio Bonus, non era pericoloso. Cioè, sto distruggendo un'intera tangenziale. Occhio! Wow, che liscio. Questo affare, ragazzi, è bellissimo a livello di manovrabilità. Ok, occhio alla testa. Wow, porca troia. Distruggiti. Madonna, che roba. Wow, che cazzo di epicità. È bello però sto affare, comunque. No, no, bellissimo, bellissimo. Ok, niente da dire, niente da fare. Ci siamo, siamo dei mostri della Madonna. Oddio, però bellissimo. Ah, il motore si spenge, però pensavo si chiudesse, sinceramente. Cioè, tipo, vedete, cioè, ha queste chiusure, queste cinghie che sembrano chiudersi. Però non lo fa, vabbè, peccato. Ci speravo, vi giuro, ci speravo. Comunque, la velocità è bella, mi piace la velocità, mi piace il movimento di questo affare, è molto aerodinamico. È un distruttore della Madonna. Là c'è un elicottero. E sì, vabbè, avete capito. L'atomic limp. No, ho tagliato. No, oddio. L'ho inclinato. Però non gli ho fatto niente. Allora, dove diavolo è andato? È andato. Non importa. Madonna, quanta cazzo è veloce. Ragazzi, questo affare è quello più leggero del gioco. E arriva quasi a 600 km/h. Che è una cosa tanta roba, cioè, guardate, stiamo usando due tipi di boost. E mi si è spento il motore. Ah, così si spenge il motore? Guarda, si spenge il motore se proviamo a usarne entrambi. 500. Però se rimane fissa a 575. Se si usa entrambi, no? Ora sì che però. Aspetta, fermati. Ok, grandioso. Volevo arrivare qui perché tanto in primis mi sgamano subito. Però questo affare è molto molto veloce. Ecco, infatti, volevo che mi sparassero proprio perché volevo vedere se riusciva ad evitare un missile. Wow. Sì, ce la fa più o meno. Oh, cazzo. Ecco, non l'avevo visto, scusa. Dai, prendimi un altro missile. Non mi prende. Dannato. Ok, riproviamoci. Dai, dai, dai. Siamo qui davanti, siamo sopra il veicolo del mondo. Cerchiamo di fare attenzione. Eccolo. Oddio. Visto? Si può fare. Wow, wow, madonna. Wow, madonna, che culo. Quella è stata una tempistica. È una questione di tempistica e basta, perché non ce l'avrei fatta se no. Non mi interessa ora, perché tanto li sto distruggendo tutti. Volevo vedere quanto era aerodinamico sta affare. Dio, divertentissimo. Ma che cazzo ci fa un bestra in un aeroporto militare? Niente, non mi dico nulla. Va bene, ok. Noi facciamo casino finché non arriva qualcuno. Distrutto. Sì, distrutto. No, l'ho mancato. Distrutto. Ok, eccolo, eccolo. Lo stavo aspettando. Guardate quel missile, quel missile, quel missile. Oddio. Ma superato, avete visto? Madonna, tattico, tattico. Guardate, ci sono altri missili che mi stanno seguendo. Ole, distrutto. Non ci arrivano, non ci arrivano. Ora che ci pensavo, mi è venuta una cosa in mente. Sapete quei veicoli che potevano sparare da dietro? Ve l'avevo fatto vedere tempo fa. E tipo, era una cosa stupenda. Perché tipo, praticamente, ora ci ho pensato, nel caso tipo venisse un missile contro di noi, quello si potrebbe sparare da dietro, in modo da evitare che quel missile ti prenda e magari esploda prima di essere preso. Sarebbe una top epic fail. No, non è un fail. Anzi, sarebbe una win stupenda. Comunque, queste qua sono idee mie. Però comunque, no, veramente ci può stare sta cosa. Secondo me debutta questa cosa. Ok, dove diavolo? Non lo stavo guardando. Ok, questo affare lo so che lo distruggo con un colpo di cannone. Però comunque io sempre ho questa cosa, questa mania di tenere pulita. Lo santo, gli aerei. Cioè proprio io odio gli aerei di linea. Basta, ok. Ecco, ecco, infatti. Eccolo, volevo proprio vedere questo. Se come funzionava questa caduta, vedete? Cioè, perdiamo tutto tranne quel pezzo lì, guardate. Madonna, rimane sospeso in aria. Però è fisso, va bene, va bene. Ok, vehicle fix. Ok, grandioso. Per chi non lo sapesse, se noi andiamo troppo lontani dal gioco, l'aereo si devasta, cioè si spezza in due. Infatti volevo vedere cosa succedeva, perché in alcuni aerei, mi ricordo, si spezzava tutto quanto. Cioè, in alcune mod era bellissimo. Però comunque non è questo il caso. Si spezza un aereo, un'ala, va bene. Benissimo, perfetto, funziona così come al solito. È divertente come cosa, però. Cioè, sempre qualcosa da provare, dai. Vedo Los Santos, vedo, anzi, la baia di Los Santos. La baia non morde. Basta, ok, ste battute. Proviamo a fare una cosa, così, tanto per... La vedete quel buco? Lo vedete quel buco? Lo vedete? Lo centriamo. Oh no, oddio, però ce l'abbiamo fatta. Wow, non pensavo neanche si potesse entrare qui dentro. Cioè, pensavo che l'apertura all'aria era troppo alta, nonostante fosse piccola, però. Oh, che figata. Va bene, ok, abbiamo lasciato un aereo qui. Fermati, fermati. Ora, bisogna prendere Michael e cercare di portarlo qui, ragazzi. Quindi, andiamo da... No, non si può usare Michael, perché... Ah, siamo ricercati, è vero. Never wanted, ok, perfetto, ora si può fare. Mi sa sì, infatti. Ora prendiamo Michael, ci teletrasportiamo lì, come avete visto. Dove diavolo siamo noi? Perché siamo in downtown? Oh, ma che cazzo... Vabbè, non è affar nostro, andiamo via di qui. Bisogna spawnare proprio qui davanti. Player, teleport maker, ok, grandioso. E siamo davanti a, infatti, come avevo detto, Franklin. E noi ora ci spostiamo da Michael a Franklin.
Ciao Michael, come ti va? Va bene, allora, vai, entra dentro, entra dentro. Oh cazzo, occhio! E anche il tasto per andare veloci, scusami. Non mi dire ti sei spaventato. No, dai, guarda, stronzo. Post bruciatore? Post brucia, stronzo! Stavo ferito, sì, l'ho bruciato col bruciatore, col post bruciatore. Vabbè, allora chiamiamo ancora Franklin, proviamoci. No, scusate, ancora Michael, mi sono confuso. E lo riprendiamo, lo rispostiamo qui. Lo so che è tipo un sadomasochismo, però comunque, vai. Oh, fermati, Michael. Franklin, wow, grandioso. Ah, la terza volta non si rifiuta nemmeno di chiedertelo, vai, non ti saluta nemmeno. Pezzo di merda. Oh, cazzo, corri, stronzo, corri. Boom, ok, perfetto. Allora chiamiamo un secondo alleato. Meno male che abbiamo Trevor, che è in culo ai lupi, tra l'altro. Eh no, nella mia zona, no. Che cazzo ci fa qui? Ma Dio buono, sono le 2 di pomeriggio. Cazzo, si sveglia ora. Mi sa che la festa è finita. Minchia, hanno anche ripulito. Allora, ok, dove diavolo è il veicolo? Ecco Trevor, ok, perfetto. Ci siamo ragazzi, ci siamo. E questo è l'incontro della storia. Ok, perfetto, andiamo a bere qualcosa? Sì, andiamo a bere qualcosa. Perfetto, ora lo possiamo riprovare. Allora, veicolo option, veicolo spawner. F16 vista, vero? Era quello? Sì. Madonna, dove diavolo è andato Trevor? Oh, scusa. No, dai, ti prego, non ti spaventare, ti prego, non ti spaventare. Oh, grande. Visto, lui ha le palle, lui ha le palle. Come cazzo entra però? Oh, ok, magnifico. Dai, dai, salti. Oh, cazzo. Siamo presi un brutto colpo. Ok, non importa. Comunque, ole, ce l'abbiamo fatta lo stesso. Ed è andata bene, tra l'altro. Non si è fatto cazzate. Madonna, che mal di testa. Sì, in prima persona però è mal di testa. Ma che mi sono portato via un palo? Oh, fra, me ne prendi un palo. Grazie. Ole, distrutto. Non l'ho tolto. Fermati, esci, lasciamelo. Lascialo. Ok, grazie. Ole, magnifico. Ma ha distrutto tutta l'ala però. Oddio, va bene. Fissiamolo. Ok, ora che siamo in due possiamo fare il saluto. Bene, sei pronto, Franklin? Ragazzi, il video di oggi finisce qui. Noi ci si rivede in un prossimo video. Un saluto da Wolf. E bella a tutti. Ciao.